Mi spiego. Beh, vi faccio questo esempio. Quando seguivo la vicenda di Ustica sono andato all'aula Booker di Rebibbia a seguire delle udienze. Mi piace molto quando i periti spiegano le cose. Sono cose difficilissime. I periti tra di loro sono molto attenti, i periti di parte, e si fanno le pulci uno con l'altro su cose molto tecniche, dalle quali la maggior parte dei presenti è pressoché escluso. Io mi domando se pubblico ministero, giudice, sono in grado di elaborare tutte le cose. Però poi, in un processo in cui c'è la giuria popolare, a maggior ragione, i giurati popolari sono in grado di capire la cosa di cui si sta parlando. Non lo so, ho una mia idea, ma finita l'esposizione dei periti, sarà il principe del foro che fa esattamente questa domanda retorica: che cosa ne possiamo capire noi di tutte queste cose fatte così e cosa? E in due parole sintetizza malamente il lavoro dei periti, estrapolandone quello che serve a colpire l'attenzione della giuria popolare. Io quando faccio un racconto cerco di prendere l'attenzione del pubblico popolare, ma di non dare martellate sui denti alla professionalità dei feriti, perché trovo intollerabile banalizzare una cosa difficile liquidandola. Andrea Zanzotto fa delle poesie utilizzando i bugiardini dei medicinali, no? Però Andrea Zanzotto legge Scientific American tutti i mesi, cioè Andrea ha una formazione di quel tipo per padroneggiare quel linguaggio. Cioè io faccio un mestiere in cui devo usare un linguaggio semplice, ma devo poter imparare delle cose diverse, quindi è la negazione della specializzazione, perché se io parlassi da specialista parlerei da professore, sul palco il professore è intollerabile. Questo lavoro di mediazione linguistica è anche la traduzione dallo scritto all'orale. Una cosa che vorrei che teneste presente è che comunque la forza, ma il grande limite del lavoro che faccio io è che io non sono uno scrittore e neanche un giornalista, perché se voi leggeste sul foglio di carta lo sbobinato di quello che ho detto, trovereste un testo sgrammaticato, pieno di punti difficilmente accettabili ortograficamente ma anche stilisticamente, perché l'oralità è un'altra cosa, è una scrittura probabilmente antica, non la mia, ma quella nella quale sono finito dentro, molto più vecchia di me, molto più grossa di me, di cui in qualche modo ho imparato delle cose. E in una società votata all'immagine, votata alla schizofrenia delle notizie che via una dentro l'altra, io ho questa straordinaria forza nel mio mestiere di costruire degli archi temporali in cui le cose sono concatenate, e tutto questo restituisce ordine in un caos anche nella vita. Quindi in qualche modo tutto questo ha un valore quasi terapeutico, per il quale io ogni tanto inserisco delle sonore prese per il culo, perché se io credessi alla funzione terapeutica fino in fondo di quello che faccio, diventerei uno che alla fine della serata tira fuori una bottiglietta, vende l'elisir, la gente lo comprerebbe. Sarei o il ciarlatano o il demagogo. Cioè, il nostro paese, che vive in una società come tutto questo tempo, fatta di schegge e di cose, è molto vulnerabile dei demagoghi, perché i demagoghi semplificano, mettono ordine. Io, che so usare le parole, sono terrorizzato dall'uso della drammaturgia che vedo fare in politica e nella comunicazione televisiva, perché basta iniziare un discorso con una parola e finirlo con la stessa parola
che si è creato un ordine apparente, in mezzo si può dire le cavolate che si vuole. Cioè, cervelli non collegati alla lingua rappresentano una... cioè, i portavoce dei partiti sono un esempio tipico di questo. Ognuno di essi è stilisticamente riconoscibile, ma ciò che guida la comunicazione è più la drammaturgia che non la logica.